Buongiorno a tutti, qui è Munias dello staff di www.letsplayfifa.it che oggi recensirà Olebas Tots. Questo giocatore José Olebas, che si presenta con una faccia da 18enne, invece ha 28 anni, gioca nell'Olympiacos ed è stato inserito nel Most Consistent But Never If Tots per quanto riguarda gli argento e i bronzo. Questo giocatore è molto, ma molto, ma molto strano. Perché? Si presenta come un terzino sinistro, la carta di Ultimate Team, e allora tu dici, vabbè, posso usarlo anche come asa o come esterno sinistro, data la sua grandissima velocità. No, puoi usarlo o terzino sinistro o ala sinistra, per quello che dice il gioco. Cioè, questi sono i suoi due ruoli in game. Poi, facciamo un'altra cosa. Vabbè, parliamo direttamente delle stats e poi facciamo i pro e i contro. Allora, la carta si presenta con un 74 di overall, aumentato di più 5 della versione normale, che è stata aumentata di 35 per quanto riguarda le stats. Ha sempre sopra ai 70, ha difesa 75, testa 79, pardon, e velocità 90. Velocità 90 tutta meritata, poiché ha 91 di accelerazione e 92 di scatto, 92. Questo giocatore sì, è strano, però mi è piaciuto. Passiamo ora ai pro e i contro. Subito i contro, come al solito, fuori lane, fuori il dolore. La cosa che mi ha più, tra virgolette, schifato è stato il 90 di resistenza. 90 di resistenza, quando ho letto che aveva 90 dopo aver fatto le prime due partite, ho detto, mi stanno prendendo per il culo. Perché dopo un tempo mi si è sempre spompato. Vabbè che io correvo molto con lui sulla fascia per far le registrazioni. Però comunque se ha 90 di velocità non può arrivarmi a meno di metà per quanto, cioè a fine primo tempo. Però va bene, dai, non importa. Poi ci sono le solite due stelle piede debole e anche qua amen ci sta se sei capace solo di giocare con un piede. Ok. Ma una cosa che invece non mi è piaciuta seriamente sono i work rates. Allora, tutti presenti come un terzino, ok? Che può essere o terzino o ala sinistra. Niente esterno e hai work rates alto e medio. E io in difesa, anche se l'ho usato come esterno sinistro, l'ho usato anche due partite come terzino, ma io in difesa non l'ho mai visto. Cioè c'era sempre un buco sulla fascia sinistra. E amen, cosa volete che vi dica? Comunque questo gli toglie assai, assai punti. Passiamo ora a vedere i pro. I pro, cosa mi è piaciuto di lui? Che è un giocatore bello, poiché ha tutte le stats abbastanza alte. E per essere un argento è una bella cosa. Perché ad esempio ha 78 di cross, utilissimo quando fai le tue sgroppate in fascia e poi la metti in mezzo. 76 di dribbling, ma vabbè ci passi sopra. 81 di precisione punizioni, 94 di potenza tiro. Tirare con lui, come potete vedere nel video, è una goduria, perché se tu tiri, io sono uno scarso e quindi non ho mai fatto gol, però se tu tiri una volta su quattro fai gol da lontano, anche se ha solo 81 di long shot. Insomma, quello che voglio dirvi è che è un giocatore con delle statistiche abbastanza omogenee, molto carine, tutte sopra il 65, vabbè, toglici, beh, neanche quelle, perché l'effetto è 48, poi dopo vedo un 58 di tiro al volo, ma per il resto sono tutte sopra 60. E quindi è un bel giocatorino. C'è però da dire che io sono uno che va al risparmio, infatti cioè, le mie formazioni sono tutte da 10, 15, 20 mila, non di più. Ma se una persona proprio vuole farci una formazione argento, questa è un must. Perché come esterno o terzino è un fenomeno, è veramente bravo, bello. Quindi, concludendo, allora, voto da 1 a 10, 7,5, 8, per quanto io non ami l'argento per questo, sennò potrebbe meritare anche di più. E li vale 110.000 valutazione attuale? Sni. No, perché ci sono oro meglio, sì, perché se volete un argento, questo è il top. Ciao.